Ciao ragazzi, benvenuti da Vitto in questo nuovo episodio di Scrum Mechanic. Oggi andremo a fare qualcosa di un po' diverso dal solito. Andremo a vedere una creazione dello Steam Workshop, della community dello Steam Workshop. E iniziamo con questo mezzo volante. Allora, siamo capaci di salire in alto, già è una cosa positiva. Poi proviamo ad usare anche tutti questi altri turbo. Tasto 2. Incominciamo a salire a una velocità assurda. Tasto 1. Allora, ora non vorrei cadere. Con il tasto 9 non riesco a fare niente. No. Tasto 6. No. Tasto 4. Oh no 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 no. Ci riproviamo, ci riproviamo. Allora, siamo pronti a risalire. Tasto 3. Ci giriamo un po'. Tasto 4 per fermarci. E tasto 2 per andare. Ora risaliamo ancora un po'. Risaliamo ancora un po'. Magari tasto. Abbiamo il tasto 5. No, con il tasto 6 ci rimettiamo un po' più dritti. Tasto 3, giriamo di nuovo. No, 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 no. Così queste cose così veloci va male. Va male. Oh, ci siamo, ci siamo. Siamo di nuovo in piedi. Verso metà alberi. Ok. Due in piedi. Due. Ok, un po' di quota, giusto un po'. Magari ce la facciamo andare sulla montagna? Sì, dai, ce la facciamo, ce la facciamo. Non dovrebbe essere una cosa difficile. Non dovrebbe. Dai. Ce la facciamo, ce la facciamo. Tasto 4. Tasto 2. Tasto 2. Salvataggio d'emergenza. Ok. Eccoci qui, il nostro mezzo volante sta cadendo e anche noi, vabbè. Ecco il secondo mezzo di oggi, una moto davvero fantastica. Cosa è successo? Boh, non lo so, moto fantastica davvero. E vabbè, cade ovviamente. Non è che dai monti cade, ma non si ribalta. Vedete lui con i suoi sensori? Questi qui si vedono, vedete la luce verde che si accende? Riesce a mantenersi sempre, ma dico sempre, sempre, sempre in piedi. Abbiamo anche il tasto 1 che accende un turbo. Addirittura senza camminare, lui con questo turbo riesce ad andare. Sempre senza ribaltarsi. Accelero anche un po' io, vediamo dove riusciamo ad andare. Lui non ha paura di niente, monti, colline, niente. Lui riesce ad andare dappertutto. Dai, 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 pietra, roccia, dai. Abbiamo preso addirittura il volo. Questo con questo turbo. Ma rilasciamolo un po'. No, 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 ci serve ancora, ci serve ancora. Guardatelo, guardatelo. Non ho ancora usato una volta il crick. Quasi quasi sembra meglio lui per viaggiare che il mezzo volante di prima. No, l'albero no. Però lui ce la fa lo stesso, lui non ha paura proprio di niente. Neanche degli alberi spezzati. Ok, chissà se ce la fa andare su quella montagna. È un po' difficile, però visto che ha il turbo. Altro che difficile, mamma mia ragazzi che moto, mamma mia. Ma guardatelo, anzi, spegniamolo. Un po' così. Che voglio atterrare per bene. Beh, è una parola dire atterrare per bene, però. Dai che ce la facciamo. Ce la facciamo. Sì, ce la facciamo. Andiamo un po' indietro. Ok. Ma guardate che moto, ragazzi. Una cosa impressionante. Siamo riusciti a salire più velocemente con questa moto che con qualcosa di prima. Su questa montagna. Beh, ora non ho neanche idea di come si chiama. È qualcosa che esiste nella realtà e vi permette di camminare su due ruote. Questo più o meno si mantiene con lo stesso sistema della moto, si mantiene sempre in piedi e dico sempre. In retromarcia, ha attraversato un albero, non si sa come ha fatto. Ok, vediamo cosa riesce a fare, vediamo la magia. Ok, lui riesce da solo a rimettersi in piedi. Va un po' lento e per non modificarlo devi distruggerlo, quindi lasciamo perdere. Passiamo direttamente a un altro mezzo. Ok,
Ok, dopo la moto, dopo il mezzo volante, dopo quell'attrezzo lì a due ruote, passiamo a una macchina che più che una macchina a me sembra un cane. Non so se anche a voi dà questa impressione, ma mi sembra un cane con queste zampine che rotano impressionabilmente. Guardatele, è una cosa assurda. Io non so, non so. A me mi sembra un cane. Poi sa andare dritto, sono io che lo sto facendo muovere un po' troppo per farvi vedere com'è agile. Guarda, proviamo a superare questa montagna, a fare un'inversione totalmente ad U, ma neanche c'è bisogno. Anche su se stesso riesce a fare 360 gradi, è uno spettacolo. Guardatelo, guardatelo lui com'è, come si muove. È davvero bello. No, dai. Ti ho appena detto che sia bello, ti ribalti? Dai, dai su cagnolino bianco. Ripartiamo, ripartiamo. No, un altro giro me lo devo fare con questa macchina. Dai, vediamo, vediamo. Anche lui ce la fa, se la cava. Se la cava abbastanza bene. Superiamo queste colline, ma sì, dai, ce la facciamo. Sempre con le sue zampine, davvero mi fanno impazzire. Vorrei vedere una cosa, ma il motore sta a massimo? Perché, insomma, come dire, se una creazione non la si mette al massimo, che senso ha? Mamma mia, ragazzi, già si sta ribaltando, si è ribaltata. Passiamo all'ultima creazione di oggi, un Overcraft con i tasti 1 e 2 possiamo far muovere leggermente, possiamo dispiegare questo attrezzo come se fosse una trebbia. Con il tasto 1 abbassiamo i sensori, in modo che puntano verso il terreno e spingono il mezzo. Con il tasto 2 possiamo aprire e chiudere il nostro mezzo, il nostro Overcraft. Allora, di nuovo tasto 1, così ci alziamo un po' da terra, perché anche senza sensore lui riesce a stare alzato da terra, però potrebbe inciampare. Invece così, vabbè, inciamperebbe lo stesso, perché si abbassa un po', però vabbè. Allora, con i tasti normali possiamo camminare. Magari allontaniamoci un po', perché c'è un sacco di rumore. No, 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 no. Normalmente. Allora, giriamo, giriamo. Ok, ci siamo, ci siamo. Ci sono anche le lucine. No, ma è quest'albero qua, dai, cos'è sto fatto? Non c'è la retromarcia. La retromarcia non c'è, perciò per girare. Per girare si gira su di sé e è andato in un'altra direzione. Ora sto prendendo un po' verso l'alto. Ok, vedete, lui va bene. Sono due turbo sotto. Poi come faccio a girare non lo so. Mi sa che è un po' alto. Mi sa proprio di sì, il volume è un po' alto. Aspettate un attimo, ragazzi. Allora, audio. Abbassiamolo un po'. Ok, dovrebbe andare meglio. Giriamoci. E continuiamo ad andare, vediamo. Ah, lì c'è una piattaforma. C'è una piattaforma. Ci possiamo stabilizzare. Anzi, due. Andiamo un po' più in là. Ok. Ok, di regola lui dovrebbe riuscire a star fermo. Quindi ragazzi, io spero che tutte le creazioni di oggi vi siano piaciute. Commentate per dirmi se vi sono piaciute, votate le creazioni di oggi. Commentate anche per suggerirmi creazioni particolari che avete fatto voi. Scrivetemi il nome, magari io le andrò a cercare. E ci vediamo in un prossimo video. Da Vito è tutto, ciao! Ma quanto è bello lasciarlo qui? Impressionante. Cioè, lo lascio qui in questa. In questo dosso qua, in questa cunetta, guardatelo lui che gira intorno. Oh, ma quanto è bello lasciarlo qui in questa cunetta. Lui se ne va in giro con la sua, con il suo autolivellante. Spettacolo.